La rilevazione delle tensioni muscolari è avvenuta attraverso un elettromiografo di superficie. Gli elettrodi sono stati posti sui seguenti muscoli: estensore cervicale, trapezio, sinistro e destro, deltoide laterale, sinistro e destro, lunghissimo del dorso, sinistro e destro, obliquo esterno destro, retto dell'addome. Per ottenere la posizione tridimensionale delle principali articolazioni corporee è stato utilizzato un sistema optocinematico tridimensionale al fine di determinare come le diverse posture incidano sulla distribuzione del carico articolare. Le posture analizzate sono state le seguenti: postura perfettamente centrata, postura sbilanciata in avanti, postura sbilanciata a sinistra, postura in torsione e nelle seguenti situazioni e variabili: con e senza strumento, con poggiapiede e con supporto, con sedia alta e bassa,